è stato premiato. Ha vinto il Best Film Awards a Los Angeles, il miglior film al Women's International Film Festival di Miami, ha avuto 5 nomination a Madrid e soprattutto è stato proiettato presso il Parlamento europeo come simbolo nella giornata mondiale contro lo sfruttamento dei bambini. Sono arrivate ora la relatrice e la prima firmataria della legge, Sandra Zampa, che ringraziamo per questo piccolo grande miracolo. La legge è stata presentata all'inizio della legislatura nel 2013 e finalmente ora è passata alla Camera in prima lettura. Poi abbiamo Barbara Pollastrini, che è stato ministro delle pari opportunità e anche lei ha sostenuto moltissimo questo lavoro come relatrice, Eraldo Affinati, che tutti voi conoscete, lo conoscete non soltanto perché è un grandissimo scrittore, ma perché Eraldo ha fondato insieme a sua moglie una scuola per questi ragazzi che arrivano in Italia senza nessun tipo di riferimento, si chiama Penny Wharton. Potete vedere Eraldo a TV 2000 il lunedì pomeriggio e seguire i suoi incontri. Sta per arrivare con noi il questore della Camera, a cui dobbiamo questa bella iniziativa, Stefano D'Ambruoso, e credo che mi farà poi piacere, vi abbraccerete, Ilaria, tu e il questore D'Ambruoso, perché lui è stato un importante magistrato e quindi ha creduto nel tuo film, nell'idea di legare il film a questo nostro incontro. Dunque, mentre arriva D'Ambrosio, io vi chiedo di andare veloci perché, come avevamo detto all'inizio del nostro incontro, questo non è soltanto un dibattito su una legge che tutti vogliamo vedere approvata. E quando dico tutti, intendo proprio tutti, a partire dal Santo Padre che ha lanciato domenica scorsa, nella Giornata Internazionale dei Migranti, un appello. E il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha detto che questa è una legge indispensabile. Non solo appunto vogliamo vedere la legge approvata, ma la vogliamo raccontare a tutto il Paese e lo stiamo facendo perché questo incontro è diventato anche una trasmissione radiofonica, quindi in questo momento non siamo soli tanti, perché siamo comunque tanti in un pomeriggio freddo romano. Ma siamo molti, molti di più, siamo un po' in tutta Italia, stiamo seguendo questa trasmissione, quindi io darei immediatamente la parola, continuando in ogni caso a ringraziare Ilaria Borrelli, a ringraziare la sua nuova produttrice che si chiama Elide Melli. Chi di voi è in ascolto in questo momento e si chiede come posso vedere io questo film, magari sono a Milano piuttosto che a Urbino, piuttosto che a Trento, basta cliccare e cercare sul Facebook di Talking to the Trees e vi mettete in contatto con Ilaria e con il suo produttore, il suo distributore, per poter fare magari anche delle proiezioni private, delle proiezioni nelle scuole, come è avvenuto per esempio in Francia. Allora, torniamo a Sandra Zampa. Sandra Zampa nel 2013 coraggiosamente costruisce questa legge e non la costruisce da sola, perché la costruisce insieme al mondo dell'associazionismo. È questo il valore e la differenza di questa legge. Questa è una legge, io ieri notte ne ho parlato a Linea Notte e abbiamo analizzato alcuni dei tanti punti, ma è una legge completa e mi sono permessa di definirla usando le parole che usava un mio grande riferimento quando ero molto giovane, di cui ho avuto l'onore di fare una piccola biografia, Giuliano Vassalli, che è stato il padre della legislazione italiana. Lui diceva: ci sono delle leggi italiane che non sono solo importanti come contenuti, ma sono delle belle leggi. Io mi permetto di dire che questa legge è anche una bella legge perché attenta a tantissimi, più che particolari, a tantissime realtà. Adesso mi taccio, passo a Zampa la parola, voglio soltanto che voi facciate questa riflessione. Lo scorso anno
sono passati per il nostro paese, sono transitati in Italia più di 180.000 disgraziati provenienti da tutte le parti del mondo, alcuni profughi, alcuni disperati che per fame, per necessità, per migliorare la loro condizione sono andati via dai loro paesi. Di questi 25.000 erano minori. Di questi 25.000 minori, 10.000 minori che sono passati a casa nostra. È come se fossero entrati a casa nostra, se fossero venuti nella nostra cucina, avessero bevuto un bicchiere d'acqua da noi. Questi 10.000 ragazzini e ragazzine, adolescenti, noi non sappiamo più nulla. Non sappiamo, non abbiamo nessun tipo di riferimento. Questo ce lo spiegherà meglio anche il nostro Eraldo. Sandra, devi alzarti e devi venire qui perché abbiamo un problema di microfoni e di registrazione. Molte grazie Paola e buonasera. La prima cosa che voglio dire, credo anche a nome di Barbara Pollastrini, che naturalmente ci dispiace di non avere potuto vedere il suo bel film. Eravamo in aula, ci sono votazioni, per noi è sempre, diciamo, complicato mettere insieme nelle giornate d'aula altri impegni. Quindi, scusate, recupereremo sicuramente. La seconda cosa che voglio dire è a Paola un grazie grandissimo perché in realtà le sue parole sono troppo generose. In realtà questa legge è stata resa possibile. Noi contiamo che arrivi presto davvero a vedere la luce. Poco fa dal Senato mi è stata mandata la notizia che dovrebbe essere discussa e votata in aula tra 2 settimane, quindi sì, guardate, proprio è stata una coincidenza assoluta che mi sia arrivato questo SMS e che questa legge quindi arriverà. Era stato preso un impegno e sono molto contenta che questo impegno anche in regime di bicameralismo funzioni. Devo dire che quando questa legge è stata resa possibile però dall'impegno davvero di tanti, tanti, tanti a cui io dovrei, io e tutti questi ragazzi, questa è una legge fatta per loro, probabilmente non sufficiente, non mi illudo, non ci illudiamo che possa risolvere l'enorme complicazione e anche la ricchezza al tempo stesso di questa esperienza, di questa fenomeno che loro rappresentano con le loro vite. Però dicevo, se ce la faremo, ce la faremo perché c'è stata sempre, io non mi sono mai sentita sola in questa battaglia. È vero, è nata insieme alle associazioni, ma è nata prima ancora, persino, perché nel 2011, quando si discuteva di quello che avveniva, vi ricorderete le cosiddette primavere arabe, che sono state più degli inverni che delle primavere, cominciò a manifestarsi in maniera, diciamo, quantitativamente rilevante, perché il fenomeno c'era già in atto, questo fenomeno dell'arrivo di ragazzi e ragazze soli, senza genitori, senza familiari, senza punti di riferimento. E non vi stupisca il fatto che all'epoca io fui la relatrice del documento di un'indagine conoscitiva che venne avviata in bicamerale infanzia e nel documento finale che venne licenziato e presentato alla stampa si parlava di 3.500 arrivi. Arrivavano quasi tutti a Lampedusa e il numero di 3.500 sembrava una cosa grandissima. Era il 2011, oggi siamo a 26.000. Questo è l'ultimo dato aggiornato, erano 20.000 quando abbiamo votato la legge in aula qui, siamo a 26.000, questo è il numero che è stato fornito al Ministero dell'Interno nei giorni scorsi. Questo che cosa significa? Non solo che c'è un mondo in un'enorme difficoltà e sofferenza e che certamente i conflitti e la violenza a cui stiamo tutti i giorni assistendo
con anche un grande dolore da una parte, un senso di impotenza dall'altra e forse, ahimè, anche un'eccessiva incapacità di gestirla, di affrontarla come andrebbe affrontata, ma questo è un altro tema. Dicevo, oltre a questo, diciamo, peggioramento del mondo, c'è anche da prendere atto che siamo di fronte a un fenomeno strutturale che probabilmente accompagnerà la nostra società, il nostro futuro per molto tempo. È arrivato il collega D'Ambrosio, Stefano. E quindi io credo che ci si debba attrezzare. Noi sapevamo, quell'indagine fu molto importante perché mise in luce le falle del sistema. Molti ragazzi scompaiono, per esempio. Considerate che dei 12.000-13.000 dell'anno precedente, quindi parliamo diciamo tra 2015 e 2016, 5.000-6.000 ragazzi sono scomparsi nel nulla. Noi sappiamo che sono sbarcati in Italia, non sappiamo più dove sono. E abbiamo cercato di capire perché questo avveniva. Noi abbiamo capito alcune ragioni, alcuni perché, e ovviamente occorre che il sistema non abbia dei buchi così colossali. Quindi questa legge, prima di tutto, tenta di porre rimedio a questo problema. È la prima accoglienza, quando arrivano, sono, diciamo, sistemati alla bella e meglio. In realtà, questi ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti in un progetto sulle proprie vite. Molti di loro arrivano, per esempio, pieni di debiti. Sono i debiti che i familiari o le famiglie, i genitori stessi, si sono presi in carico per pagargli il viaggio. Arrivano perché devono mantenere le proprie famiglie, perché cercano un futuro per sé, ma persino per far fronte a tutti quelli che sono rimasti a casa. Molti di loro arrivano invece perché vogliono andare altrove, cioè sbarcano in Italia perché o arrivano anche in un tragitto un po' più complicato dall'Afghanistan, per esempio, un po' con mezzi di fortuna via terra e poi via mare, attraversano la Grecia e sbarcano nelle zone, diciamo, da Ancona a Bari. Ecco, molti però non vogliono restare in Italia. Hanno comunità, hanno amici, lontani familiari che sono già in qualche modo insediati e integrati altrove, Francia, Germania, Danimarca. E quindi noi sappiamo, per esempio, che dobbiamo fare in modo che non mettano nuovamente a rischio la propria vita, nascondendosi di nuovo per un nuovo pezzo di viaggio, quel tratto di viaggio che ancora manca perché loro arrivino a destinazione. E quindi vogliamo evitare che si nascondano, come avviene oggi, dentro al frigorifero del camion o addirittura aggrappati sotto l'asse di un tir, dove ne hanno trovati di recente in fin di vita, o che per pagarsi un biglietto si mettano in clandestinità o si prostituiscano o finiscano nella criminalità, nella microcriminalità che li aggancia e li arruola con il miraggio di un lavoro retribuito. Così come noi pensiamo che le ragazze che arrivano vadano accolte cercando di capire se sono venute per scelta o se purtroppo, come spesso avviene, sono vittime di tratta finalizzata alla prostituzione. Dicevo, sono storie molto complicate e quindi da queste vicende che bisognava conoscere, questa legge è partita. Ed è partita con l'esperienza che le associazioni hanno fatto e anche poi in una seconda fase che è stata molto importante perché ha in parte riscritto il primo testo della legge, è stata rivista insieme ai comuni d'Italia, all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, perché i sindaci sono le persone che hanno il compito, l'onere e la responsabilità dell'accoglienza. Nessun minore, dice la Convenzione ONU, può essere respinto, tutti devono essere accolti e a tutti deve essere data la possibilità di un alloggio, di cure mediche, di istruzione e così via. Ci sono esperienze eccezionalmente buone nel nostro paese, comunità di accoglienza che funzionano benissimo e anche di questo la legge tiene conto, ma ci sono anche esperienze molto negative. Quindi la legge doveva
anche da questo punto di vista fare dei passi avanti. Si è compreso che era necessario nominare un tutore, vero, e cioè questi ragazzi devono avere qualcuno che in qualche modo si sente la responsabilità sul serio del loro destino qui e della loro vita nel paese, così come la legge prevede gli affidi familiari. Questa legge funzionerà se ci si metterà però davvero un po' di cuore dentro. Offre degli strumenti, offre delle certezze, per esempio ai sindaci, ai comuni, c'è la certezza che se aderiranno al sistema di protezione dei rifugiati per progetti che riguardano minori stranieri non accompagnati, avranno risorse certamente e non dovranno caricare sui propri bilanci voci che invece non erano previste, che spesso sono diciamo di un certo rilievo. Ma così come appunto apre gli affidi, funzionerà se tutti ci metteranno qualcosa, se i sindaci comprenderanno che dei giovani possono rivitalizzare dei territori, penso a piccoli comuni, piccole comunità ormai molto invecchiate, dove questi ragazzi sono anche, tra virgolette, un'occasione di lavoro per giovani invece italiani, che possono in qualche modo guidarli nella formazione o avere cura di loro, come avviene dove le cose funzionano bene. Così come gli affidi familiari avranno bisogno di un forte incentivo. Personalmente ho conosciuto una esperienza di grande livello che avviene in Olanda, dove il sistema di accoglienza dei minori funziona fondamentalmente con l'affido. È ovvio che l'Olanda ha numeri del tutto diversi rispetto ai nostri. Quando andai a vedere come funzionava 2 anni fa, eravamo a circa 5.000, noi siamo a 26.000, quindi capite anche voi la differenza tra questi numeri. Ma lì c'è un sistema di affido mediamente, diciamo, omoculturale, cioè si cerca di mettere giovani della provenienza dei paesi dell'Africa del Nord in famiglie più o meno della stessa origine, e così per gli altri. Questo perché? Perché naturalmente per questi ragazzi che arrivano spesso avendo subito dei traumi giganteschi, hanno vissuto vite che noi neanche, secondo me, in 10 vite su questa terra conosceremmo. Hanno conosciuto esperienze che probabilmente noi non sopporteremmo, non reggeremmo. E invece io ho il ricordo di questi ragazzini che incontrai a Lampedusa, di uno magrissimo, piccolo, aveva 13 anni, che mi continuava a far vedere i muscoli del braccio e mi diceva: portami con te perché io posso lavorare. Per dirvi anche la forza con la quale reagiscono alle sofferenze grandissime. Hanno attraversato spesso a piedi mezzo mondo, si sono nascosti, hanno subito violenze. In Libia spesso gli capita di tutto, nelle traversate anche. E quindi vi dicevo, ovviamente entrare invece in una famiglia che in qualche modo ripropone persino l'odore del cibo che mangiavano a casa propria, ovviamente li aiuta a sentirsi più a casa. È un modello che funziona bene, avremo bisogno però che venga veramente promosso questo modello degli affidi, cioè questa proposta di affidi. Tra l'altro un contributo economico alle famiglie che li accoglieranno aiuterà loro, aiuterà noi, perché ovviamente le spese, il costo è più contenuto, e naturalmente tutto questo però deve essere sempre ben monitorato e sotto controllo da parte dei servizi sociali. Io vi posso soltanto invitare a conoscerli. In tutti i posti d'Italia ormai ci sono comunità di accoglienza. È un'esperienza importante. Sentirli parlare, risentire e raccontare le loro vite è una cosa importante, e vi posso anche invitare a leggere un libro bellissimo scritto quando questi ragazzi erano pochissimi, forse 1000, che si chiama Nel mare ci sono i coccodrilli. È un libro meraviglioso scritto da un ragazzo che lasciò l'Afghanistan e che poi ha trovato una vita molto bella, molto diciamo riuscita, molto realizzata in Italia, a Torino. È un libro che consiglio perché un po' di questa vicenda racconta. Così come un altro volume che raccoglie 10 storie di 10 ragazzi seriamente accolti, scritte da un neuropsichiatra che ha avuto cura di loro in qualche modo,
ed è stato messo, diciamo, è stato redatto a Bologna, dove c'è una comunità che li accoglie. Con questo conto sul fatto che Paola continuerà a seguire e che le associazioni che sono qui e voi tutti anche continuate in qualche modo a provare gioia per il successo di ognuna di queste vite qui in questo paese. Grazie Sandra Zampa, che ha anche approfittato per ricordarmi che qui con noi ci sono tante associazioni. Il nostro paese è ricco di volontariato. Io ho avuto il piacere di conoscerne qualche migliaio in questi 40 anni. Purtroppo non ci sono più regolamenti. Io approfitto chiedendo l'intervento di Barbara Pollastrini, perché fino a qualche anno fa noi avevamo un'agenzia, l'agenzia per le onlus, che era un po' il semaforo di questo mondo, e mai come ora ne sentiamo la necessità. Barbara Pollastrini, ci racconti anche qualcosa su questo sistema della legge e sull'idea dei tutor. Sandra Zampa ha detto che bisogna lavorare con i comuni. 2600 sono i comuni su circa 8000 che si sono resi disponibili. Io sono certa che bisogna soltanto spiegare ai sindaci, perché i sindaci sono gli eroi del nostro paese. Grazie. Intanto mi permetta di unirmi ai ringraziamenti di Sandra, lei, Paola. Grazie a chi mi ascolta, naturalmente, che ha la gentilezza di ascoltarmi. Sentirò poi con grande piacere Eraldo Affinati e naturalmente Stefano D'Ambrosio, di cui fra l'altro ho il piacere di essere, di una legge da lui presentato, fra l'altro il piacere di essere la relatrice, e in questo caso, vedete, scusatemi questa parentesi, una legge che anch'essa ha il grande obiettivo di scrivere una pagina di prevenzione, sulla prevenzione nel nostro paese, in questo caso sulla prevenzione su un tema drammatico che riguarda, attraversa il mondo, e mi riferisco alle forme di radicalismo, di radicalizzazione jihadista e del terrorismo. E quindi mi piacerà ascoltarlo, anche perché dovrò cercare di rappresentarlo al meglio nel nuovo compito che mi è stato assegnato. E naturalmente anch'io voglio aggiungere che mi è spiaciuto tanto non vedere la proiezione di Ilaria Borelli. Cercherò di recuperare, ma Sandra ne ha dette i motivi. E però, ecco, prima di andare nel merito, essere assai breve, permettetemi di dire grazie a Ilaria e, attraverso lei, a tutto quel mondo della cultura, dell'arte, dei media e del giornalismo, che ci aiuta a tenere i riflettori accesi sul mondo, sui grandi cambiamenti nel mondo, quelli belli e quelli drammatici, e aiuta a illuminare le coscienze, i pensieri, e quindi a indurci ad agire. Perché poi alla fine dipende sempre dagli occhi con cui guardi al mondo. E sono gli occhi con cui guardi al mondo che ti dicono da che parte decidi di stare, no? da che parte pensi di voler rappresentare, una parola presuntuosa, a cui dare una mano e costruire un tantan di giustizia e di solidarietà. Allora, in poche parole, mi chiedevi alcuni spunti, insomma, perché questa legge è importante. Sì, li ho presenti, sai. Perché questa legge è importante su due punti in particolare: su come si crea, su come questa legge può aiutare i sindaci, in particolare i sindaci, gli amministratori virtuosi, a non sentirsi soli a agire, e in come e come questa legge può aiutare a organizzare quella solidarietà, quel rapporto di dono, quel rapporto di reciprocità, perché il dono è reciproco, fra il tutore e successivamente la famiglia che
assume il bambino, la famiglia affidataria e i ragazzi, le ragazze. Insomma, come costruire lo scenario in cui avviene che cosa? Fammi dire questo, se no non si capirebbe il senso di questa legge. Avviene un tentativo, guardate, una legge non è mai tutto, poi conta la cultura, conta il dibattito, contano le coscienze, conta l'etica della responsabilità, conta l'esercizio della convinzione, conta l'esercizio della generosità. Però una legge decide qualche cosa e in questo caso decide di tentare un equilibrio fra il riconoscimento pieno dei diritti umani, del valore assoluto della persona, in questo caso della persona vulnerabile, adolescenti e bambini che fuggono, lo diceva benissimo Sandra, lo diceva lei, da guerre, fame, violenze, e non lo voglio negare anche oggi, il bisogno di sicurezza delle nostre comunità. Perché se noi anche in questo momento, anche in quei tre minuti in cui ho da avere un rapporto con voi, da relazionarmi a voi, oscurassimo questo dato, che sta, c'è poco da fare, scuotendo anche il nostro paese, che pure è un paese a maggioranza determinato nell'accoglienza e generoso, e non capiremmo il senso di questo contributo, di questa legge. Questa legge riconosce dei diritti umani, dice il valore di questi ragazzi e di queste ragazze è assoluto, ma nello stesso tempo, ecco a cosa servono le regole, l'albo dei tutori, ad esempio, per venire alla concretezza, cerca di rispondere al bisogno di sicurezza e quindi immette delle regole. In questo caso le regole per l'albo dei tutori, perché ogni tutore non può avere più di tot numero di ragazzi, perché un tutore deve essere riconosciuto, riconoscibile, avere un profilo che garantisca in termini di serietà, continuità e responsabilità. I sindaci, uguale, perché questa legge, prevedendo un percorso che riconosce i diritti, implica dei doveri. E implica dei doveri da parte delle associazioni che se ne prendono carico, di trasparenza, di qualità, di rispetto appunto della legge, ma implica dei doveri anche nei confronti della comunità attraverso il sindaco e chi amministra la città. E questo è il modo vero, serio, per dare una mano anche ai sindaci, perché voi sapete meglio di me che se siamo tutti uguali nell'esercizio dei doveri, non ne deriva assolutamente davvero un principio di uguaglianza, ma non si riconoscono quegli elementi di virtuosità che permettono una selezione che garantisce i diritti. Quindi è un tentativo questa legge di tenere in equilibrio i diritti, privilegiando i diritti umani, ma non sottovalutando il diritto alla legalità, il diritto alle regole, il dovere nella reciprocità. E questo, guardate, ho finito. Non poteva che nascere da qualcosa di cui avete parlato già, e non la vorrei fare lunga. Quando il gruppo del PD mi ha chiesto se avevo una disponibilità a fare da relatrice alla Camera, alla legge, beh, io ho avuto, naturalmente per me è stato un grande onore e è un grande piacere, è certamente un onere. Io mi ci sono buttata, e qui uso una parola che ha usato Sandra, che hai usato anche tu, col cuore, come credo ognuno di noi, sentendo quei racconti, vedendoli, vivendoli con le comunità, vivendoli con quei ragazzi, insomma c'è poco da fare, la prima cosa è il cuore, e badate che alla fine poi la politica, la cultura, le società sono fatte anche da un conflitto fra sentimenti positivi e sentimenti negativi, e tutto sommato io preferisco sempre i sentimenti positivi e che vinca il cuore. Però naturalmente il dovere di chi devo dare una mano, Sandra, in questo caso io in commissione, in prima commissione, non era agire solo col cuore, e vengo qui al punto, era tentare per avere
un consenso largo sulla proposta di legge ed essere così nelle condizioni che fra 15 giorni possa arrivare in aula al Senato, perché noi pensavamo già a quello, e avere il consenso anche in Senato, e quindi diventare legge dello Stato, era tentare di parlare anche alle ragioni, e cioè di dimostrare, per quello che abbiamo potuto fare, che questa legge non corrispondeva soltanto all'esigenza primaria di diritti umani, di bambini e di ragazze, ma corrispondeva anche a un'esigenza di utilità per l'insieme della comunità, cioè parlare alle ragioni di chi talvolta, purtroppo, ha un po' di tenebre nel cuore, ma può condividere l'esigenza di contrastare con delle norme racket, illegalità, soprusi, sfruttamenti che a loro volta possono generare altri racket, altre illegalità, altri soprusi, altri sfruttamenti. E quindi vedere che anche se guardi solo, anche guardando solo al giardino di casa tua, è un interesse che ci siano delle leggi, delle buone leggi e delle leggi che innanzitutto mettano al centro il valore della persona. Quindi se ci siamo riusciti è perché abbiamo usato quel racconto, e ho finito, quel racconto che, perché poi alla fine qual è il successo? Il successo sarà se la legge ci sarà. E se quella legge ci sarà è perché abbiamo fatto vivere un racconto, e quel racconto è la storia di quei ragazzi, quel racconto è un'idea di etica della politica, quel racconto è la riconoscenza che dovrà essere permanente e continua nei confronti delle agenzie umanitarie, delle associazioni, delle forze dell'ordine, di quel lavoro che l'Italia, alla sua maniera, sta facendo anche in Europa. E badate, potrebbe essere il nostro paese, questo voglio solo aggiungere perché sarebbe un orgoglio per tutte e tutti noi, il primo paese a darsi una legge così. E sapete questo cosa potrebbe comportare? Il fatto che l'Italia possa diventare capofila di un progetto europeo, Sandra e Dio ne abbiamo già parlato con interlocutrici europee, di un progetto europeo mirato ai minori stranieri non accompagnati, alla tutela e all'inclusione dei minori stranieri non accompagnati, cioè in un'Europa, non sto a dirvelo perché leggete tutti i giorni i giornali come me, sapete come me, in cui ora può esserci una grande frattura, potrebbe decollare almeno questo progetto mirato per i minori stranieri e per un grande investimento nei corridoi umanitari indirizzati in particolare ai minori e alle donne. Quindi questa legge potrebbe finire per avere, e non è la fine, è l'inizio, persino un messaggio simbolico per l'Europa e spingere l'Europa, oggi così contraddittoria e che può vivere la sconfitta della sua civiltà, almeno su questo terreno a tentare una sperimentazione e un allargamento di visione che è poi quello che è parte della sua storia migliore. Siamo tutti felici che Barbara Pollastrini abbia messo l'accento sul fatto che sarà la prima legge europea e che in qualche maniera dovranno copiarci. In trasmissione a Radio Rai da noi, e approfitto per ringraziare Carlo Albertazzi che è molto disponibile per queste scelte e con cui io lavoro ormai da tanto tempo, noi ci occupiamo di una trasmissione che tratta proprio di sindaci e di territori. In trasmissione da noi abbiamo fatto un confronto con i Länder tedeschi, dove ognuno va per conto suo in qualche modo, per cui c'è chi riesce a lavorare con i minori non accompagnati benissimo, ma non esiste nessun tipo di regola. Questa legge tocca tutto, veramente tutto, Sandra. Io sono ammirata, non ho detto, per modo di dire, una bella legge, perché si vede che è stata costruita insieme al mondo dell'associazionismo, che stasera ringraziamo e salutiamo. Qui abbiamo l'AIBI, che è una grande associazione, la comunità Incontro, anche questa è un'associazione che ha una lunga storia, soprattutto in Thailandia, per quello che riguarda i minori non accompagnati, anche amici della comunità Incontro. E ora chiederei una testimonianza perché
è la sua specialità. Al mio amico Eraldo Affinati ce l'ha già voluta dare raccontando la realtà di questo mondo attraverso il suo ultimo libro che si chiama Sulle strade di Don Milani e che è arrivato secondo quest'anno allo Strega. Noi avevamo tifato perché vincesse. Il vincitore morale per me sei tu. Eraldo, raccontaci cosa fai tu tutti i giorni con questi ragazzi. Sì, buonasera. In effetti, diciamo che i minori non accompagnati sono sempre stati i miei studenti. Io, diciamo, ormai sono 20 anni che insegno a questi ragazzi. Ho iniziato alla Città dei Ragazzi, questa comunità educativa che venne fondata da Monsignor Chiaro Lebing dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per accogliere gli sciuscià italiani, e oggi invece ci sono appunto tutti i minori non accompagnati, ragazzi dai 14 ai 18 anni che raggiungono l'Italia dopo viaggi appunto spericolati, inenarrabili. Molti di loro fanno il viaggio che Marco Polo ha fatto a piedi da Venezia fino in Cina, loro lo fanno, diciamo, dall'altra parte, vengono in Italia privi di supporto familiare, senza punti di riferimento. I miei studenti sono Omar, che appunto viene dal Marocco, sono Kalik, che viene dal Gambia, sono ragazzi albanesi, egiziani. In questo momento a Roma abbiamo tantissimi ragazzi arabi, egiziani, che arrivano da noi e appunto devono in qualche modo imparare innanzitutto la lingua italiana. È la prima cosa, il primo punto di riferimento fondamentale. Se non parli la lingua non puoi essere iscritto a scuola, non puoi diventare grande, non puoi trovare un lavoro. Io li vedo questi ragazzi tutti i giorni, li vedo e mi accorgo di tutti i problemi che loro hanno. Innanzitutto, spesso e volentieri in queste comunità d'accoglienza non hanno un progetto vero di inserimento. E poi aggiungo cosa di più: anche se loro avessero un diciamo così, i servizi, questo non basterebbe. Vi spiego perché. Io sono stato a Molenbeek, nelle periferie della periferia di Bruxelles, sono andato nelle borgate europee, mi sono accorto che lì i servizi ci sono, ci sono i trasporti, c'è l'istruzione, c'è la sanità, però questo non basta, perché questi ragazzi a volte vengono considerati dei corpi estranei, che vengono in qualche modo messi in ghetti dove magari c'è tutto, ma cos'è che poi alla fine manca? Manca la qualità del rapporto umano, manca il sorriso, manca l'accoglienza vera, manca l'armonia. Ecco, e questa è la ragione per cui oggi in Italia abbiamo iniziative estemporanee da parte dei centri di pronta accoglienza, ma non abbiamo un protocollo strutturale che in qualche modo renda omogenee questi interventi, che ci sono ancora oggi, cioè ci sono anche adesso, ma che non rientrano in un quadro legislativo che invece in questa legge appunto viene assicurato. Questa è la ragione per cui condivido molto il finale dell'intervento che ha fatto Barbara Pollastrini riguardo alla funzione europea che il nostro paese, diciamo, può assumere, diciamo, approvando questa legge, riprendendo in qualche modo le radici materne, voglio dire, dell'Europa, che l'Italia deve avere, deve rappresentare. Noi ci facciamo spesso dettare, diciamo, le indicazioni dai burocrati di Maastricht, dimenticando invece, voglio dire, che in Italia è nato l'umanesimo, in Italia è nato il Rinascimento. Quindi se non è l'Italia a prendere, voglio dire, le redini anche dell'Europa, in qualche modo, diciamo, indicando la strada da percorrere, chi altri se non noi? Voglio dire, attenzione, perché i nostri padri, i nostri nonni, diciamo, in fondo avevano combattuto per un'Italia, diciamo, che doveva in qualche modo assumere l'accoglienza nel proprio seno. Io sono diciamo, mio nonno era un partigiano che venne fucilato dai nazisti, e Calamandrei disse che dove moriva un partigiano, lì era nata, lì doveva nascere la democrazia, no? Io credo profondamente che, diciamo, in qualche modo la storia anche che abbiamo dietro ci spinga a metterci alla guida dell'Europa in questo senso specifico. Io e mia moglie Anna Lucia Lenzi abbiamo fondato una scuola, come prima si diceva, la Penny Wharton, proprio per insegnare l'italiano a questi ragazzi.
Io adesso vengo, oggi pomeriggio sono stato in questa scuola che in questo momento siamo a Roma, siamo alla Garbatella, ma abbiamo creato delle, diciamo, delle cellule didattiche in tutta Italia. Attualmente siamo 25 scuole di volontariato, senza finanziamenti, senza classi, senza voti, senza burocrazia, rapporto uno a uno. E questo rapporto uno a uno è il rapporto decisivo che ti fa passare diciamo, dal servizio alla vera integrazione. Però la cosa che mi piace sottolineare in questa occasione è la possibilità di coinvolgere i ragazzi italiani nell'insegnamento della nostra lingua a questi minori non accompagnati. Noi lo facciamo attraverso delle convenzioni che stipuliamo fra la Penny Wharton e dei licei statali italiani che possono mandare a fare il tirocinio formativo nel quadro dell'alternanza scuola-lavoro i loro liceali in questo modo, insegnando l'italiano a questi minorenni. Ecco, vedere Giulia del liceo Virgilio di Roma che si mette vicino a Mohamed, appena venuto dal delta del Nilo, analfabeta nella lingua madre, insomma ti fa capire anche la ragione profonda perché una legge come questa aiuta non solo gli immigrati, ma noi italiani. Perché intanto ci aiuta a capire che loro non sono un peso ma sono una risorsa. E poi in qualche modo aiuta il liceale italiano, lo studente italiano a fare un'esperienza formativa straordinaria, formidabile, perché voglio dire in qualche modo è quella, diciamo, la vera integrazione, non semplicemente dare il servizio. Però credo anch'io, come è stato già detto, che questa legge sia solo il primo passo. Sia solo il primo passo perché una legge come questa presuppone un passo ulteriore che noi dobbiamo fare, cioè riuscire appunto a capire che questi ragazzi servono a noi perché in qualche modo come dire, ci spingono ad assumere una funzione educatrice che noi dobbiamo in qualche modo assumere, primo punto. E poi perché in fondo questi ragazzi sono l'alba dell'umanità, diciamo così, e quindi noi dobbiamo prendercene in carico proprio, perché in questo modo noi è come se dessimo acqua alla grande pianta, per così dire, grande pianta dell'umanità. Ecco, questa è la ragione profonda per cui una legge come questa va vissuta, va realizzata, va praticata, va rilanciata, va vissuta davvero, cioè dobbiamo passare dall'articolo di legge al volto di Omar, insomma. Ecco, questo passaggio è un passaggio che chiama in causa tutta la società italiana, che non può essere quindi delegata soltanto al politico che ha scritto giustamente la legge, ma chiama in causa tutti noi, perché c'è un lavoro umano da compiere in questo paese, in questa Europa. C'è un lavoro umano da compiere che dobbiamo fare tutti noi insieme. Ecco la ragione per cui io favorisco il rapporto tra i giovani italiani e questi immigrati, perché proprio per riuscire a fare in modo che dobbiamo dimenticare almeno in quel momento il colore della nostra casacca. Ecco, noi diciamo alla Penny Wharton abbiamo volontari che vengono da noi da posizioni molto diverse, c'è chi lo può fare per una ragione politica, c'è chi lo fa per una ragione esistenziale, c'è chi lo fa mosso da uno spirito religioso. Sono molto diversi questi volontari, però tutti si ritrovano nello stesso identico gesto di pura gratuità che li spinge a insegnare la nostra lingua a questi ragazzi. E quindi è questa la ragione per cui questa è un'occasione per tutti noi italiani, che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Grazie. Avete capito perché io amo Affinati e i suoi libri, L'alba dell'umanità. Proprio pochi giorni fa una collega della stampa ha scritto un articolo sui giovani immigrati che non meritano prigioni a cielo aperto, e purtroppo evidentemente lei non sapeva che questa legge aveva già cominciato questo cammino trionfale. Ora passo la parola all'ospite di questa sera, la persona che mi ha dato la possibilità di riunire tanti amici e di raccontarvi del film di Ilaria e di raccontarvi della legge e soprattutto di spingere con i miei colleghi giornalisti, perché è questo il nostro servizio. I politici servono in un modo, i registi servono in un altro, noi giornalisti
dobbiamo essere al servizio delle buone idee e dei buoni cambiamenti. Grazie Stefano D'Ambrosio, grazie di cuore. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Innanzitutto un ringraziamento da parte mia per questa iniziativa che non è fra le più diffuse, fra le più consuete che provengono in termini di richiesta qui alla Camera, per in quanto appunto questore della Camera che sovrintende alla gestione di quest'Aula, che è la più bella di quelle che abbiamo. Appunto non abbiamo avuto dubbi alcuno né tentennamenti che Paola Severini Melograni ci ha portato fra le varie richieste che lei normalmente fa, ma questa era una richiesta che davvero non ha avuto alcun tipo di problema nell'essere immediatamente accolta con la disponibilità della sala migliore della Camera. E questo mi consente di dire velocissimamente, perché siamo arrivati un'ora, per cui evidentemente c'è voglia anche di abbassare l'attenzione, che effettivamente questo è un palazzo che vive di una diffusa delegittimazione, che è quella di essere la casa della casta, una casa di persone che sembrano lontanissime anni luce dal vivere quotidiano dei problemi di ogni giorno. Vedo molte persone che conosco, che conoscono la romanità e conoscono quindi questo palazzo da molto tempo. Ecco, mi fa piacere dire, io non sono romano, è la mia prima esperienza da neofita di questo palazzo parlamentare. Mi piace dire che ho incontrato delle persone che si sono occupate, fra le altre, di iniziative così importanti come queste, e sono senz'altro le mie amiche e colleghe Zampa e Pollastrini, che hanno parlato prima, che davvero vivono il loro ruolo di parlamentare con una partecipazione che davvero dovrebbe meritare altro tipo di valutazione. Non solo loro due, ce ne sono anche altre, molte altre, ma la partecipazione dei parlamentari su temi così sentiti e così vivi è davvero di immediata percezione anche da parte, ripeto, di chi ha meno politica, fra virgolette, professionale nelle sue corde. E mi piace dire che appunto immediatamente la Camera dei Deputati ha dato disponibilità, proprio perché questo è un tema da cui non possiamo sottrarci. Nella legge di cui vi hanno parlato sia le mie colleghe che hanno preceduto l'intervento di Affinati, si parla di molte cose che sono già state dette, ma due mi piace segnalare, perché occupandomi di migranti in una commissione specifica che si occupa anche di questo, abbiamo trattato anche il tema specifico delle espulsioni, che è un grande tema che potrebbe riguardare anche dei migranti di minore età che non sono immediatamente riconducibili al tema dell'accoglienza. Ecco, le espulsioni in questa legge, non perché siamo stati bravi, ma perché è venuto naturale considerare che il minore di età, per quanto possa non avere il diritto del migrante, così come previsto dalle convenzioni internazionali, di vedersi riconosciuto l'asilo, ecco, il minore non può essere espulso, non può essere assolutamente espulso per nessuna ragione. E questa è il frutto di una legge che è seria da questo punto di vista e che merita di essere conosciuta anche in questi aspetti. E anche laddove qualcuno ha prospettato ragioni di sicurezza, c'è sempre un populismo diffuso che fa coincidere immigrazione con rischio terrorismo. Ecco, anche di fronte a sollecitazioni politiche e populistiche, dal mio punto di vista, che richiamavano il rischio che anche piccoli e minori migranti potessero essere in qualche modo strumentalizzati o strumento di iniziative terroristiche, ebbene anche in quel caso abbiamo fatto passare una disposizione che prevede senz'altro l'espulsione per ragioni di sicurezza del paese, ma solo e soltanto davvero in casi fortemente accertati e riscontrati, quindi non soltanto su segnalazioni non riscontrate legate a ragioni di sospettabilità, cosa che normalmente avviene quando invece si sente parlare di espulsioni per ragioni di sicurezza del paese, e in questi giorni ce ne sono state tante. Quindi i minori non accompagnati, nel nostro ordinamento abbiamo cercato di dare davvero il senso della diversità rispetto alle altre categorie dei migranti, e ci siamo riusciti, grazie alla partecipazione non solo emotiva ma professionale di due esperte della politica così brave come la Zampa e la Pollastrini. Mi piace dirlo proprio perché io non appartengo manco al loro partito, per cui mi piace dirlo dall'esterno, e né ho chiesto di aderire o di entrare nel loro partito, per cui mi piace davvero sottolinearlo. E va detto anche che
non siamo stati gli unici come soggetti istituzionali a interessarsi in una maniera importante di questo, come appunto padrone di casa, fra virgolette, nel senso appunto l'ospite di questa importante iniziativa, abbiamo anche ricevuto per completare il senso della documentazione che doveva in qualche modo supportare questa iniziativa, anche le parole importanti che il Presidente della Repubblica ha voluto mandare, il Presidente Mattarella, proprio in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dove ha ricordato, anche lì, un Presidente della Repubblica anche lì, che sembra algido e distante rispetto alle emotività che questi temi invece richiamano, e invece ha ricordato davvero con particolare partecipazione anche l'importanza dell'attenzione che il nostro Paese deve dare a questa tematica. Ed evidentemente anche il Papa, non, magari in una maniera più nota e più diffusa rispetto alle parole del Presidente della Repubblica, ha ricordato, che sempre in occasione della giornata dei migranti, che ha ricordato le ultime parole che gli sono state scritte da giovani piccoli, giovanissimi migranti, e hanno ricordato che loro hanno la speranza che le cose possono ancora cambiare. Ecco, il Papa nel chiudere il suo discorso, la giornata appunto nazionale dei migranti, mondiale dei migranti e del rifugiato, lui ha ricordato queste parole, per cui lui ha voluto ricordare che la speranza che le cose cambino deve rimanerci viva. E una serata come quella di oggi, che sicuramente è arricchente per tutti, non solo per la bellezza del film e dei temi trattati, ma soltanto anche per queste poche parole che stiamo condividendo, per noi parlamentari invece ha il senso davvero di dare una forte sollecitazione alla legge che è arrivata al Senato e che anche in questa fase di chiusura di legislatura, che speriamo sia sufficiente in termini di lunghezza per far approdare al Senato e concludere al Senato questa legge, ecco, non possiamo perdere questa occasione. E dico che è anche un'altra categoria importante dal punto di vista della legalità, che ha riscontrato la forte corrispondenza del contenuto della legge ai criteri di legalità anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Vedo qui amici che fanno questa professione, come che è la mia stessa professione, prima di essere prestato alla politica, appunto anche i magistrati minorili che trattano e curano quotidianamente questi temi e quindi hanno anche una valutazione non soltanto emotiva di questo fenomeno, hanno riconosciuto che questa legge è una legge che deve essere supportata e deve andare al più presto in conclusione. Quindi a Paola Severini io davvero dico grazie per questa occasione che ha dato a tutti e a noi politici per aver potuto dare il nostro contributo. Grazie a tutti. E siamo arrivati al termine della trasmissione di questo speciale Radio 1 GR Parlamento, che ha parlato di una legge che fra pochi giorni, diceva ora Sandra Zampa, non due settimane bensì soltanto una, fra pochi giorni potremo festeggiare, e la festeggeremo con tutti gli italiani, con i ragazzi della Penny Wharton, con la relatrice Pollastrini, con il questore D'Ambrosio, con Sandra Zampa, con Eraldo Affinati, con tutti voi, con tutte le associazioni, con chi ha creduto che ancora questo paese può essere un paese ospitale. Grazie.